Ciao pecorelle, buongiorno e bentornate sul canale Black Sheep Wool Art. Oggi vedete un po' un cambio di postazione. Ho deciso di mettere un tappetino di feltro sul povero legno martoriato di questo tavolo, qualche gomitolo, un'acqua da nail building, il mio block notes, o meglio, il mio prendi appunti che non può mancare mai, e diciamo qualche complementino così, un pochino per ravvivare l'ambiente. Dunque, oggi piove, il tempo è davvero mostruoso, è terribile, fa freddo e quindi, come primo video della giornata, ho deciso di girarne uno dedicato alla mia passione principale, che è anche, diciamo, stata la spunta, l'idea che mi ha motivato ad aprire questo canale, a dargli il nome Black Sheep Wool Art. Ovvero oggi parleremo di lana. So benissimo che tutti voi saprete di che cosa sto parlando, quindi non scadiamo nel ridicolo, nel banale. Non devo insegnare a nessuno che cos'è la lana, da dove proviene, a che cosa serve. Però mi piaceva l'idea di poter condividere con voi appunto quali sono stati gli sprazzi, i piccoli frammenti, le piccole scintille di idea che mi hanno portato nel corso di questi ultimi 2 anni a programmare questo progetto e a cercare di svilupparlo nel migliore dei modi, pian pianino, con le risorse limitate che noi poveri mortali disponiamo, di cui noi poveri mortali disponiamo, però mantenendo sempre, nutrendo la speranza, giorno per giorno, di poterlo vedere crescere, vedere maturare e coinvolgere sempre più persone. Davanti a me ho questo block notes su cui ho segnato, diciamo, gli argomenti che vorrei trattare in questo video. Perdonatemi, ma non sono un robot e potrei dimenticarmi facilmente di parlare di tante cose, per cui onde evitare di fare figuracce e poi dover rigirare un altro video, che è sempre un po' imbarazzante, un po' noioso, insomma, preferisco condensare tutto in questo video che sarà un video piuttosto lunghetto e quindi perdonatemi già anticipatamente per questo. È puramente un video chiacchiericcio, quindi prendetelo proprio come un video racconto. E oggi con voi vorrei appunto parlarvi della lana. Cos'è la lana? La lana è una fibra tessile naturale al 100% ecosostenibile, rinnovabile e biodegradabile. È un materiale antico, ma dal punto di vista tecnologico resta ancora oggi ineguagliato, nonostante i vari continui tentativi di riprodurne artificialmente le qualità. Dovete sempre tenere a mente che la lana naturale è una lana viva e reagisce alle basse temperature gonfiandosi e trattenendo il calore, stabilizzandosi poi con il nostro calore corporeo, senza però surriscaldarlo e senza far sudare, assorbendo l'umidità oltre che a essere impermeabile. Però ovviamente ogni tipo di vello non è mai identico a un altro. La lana cambia poi ogni anno in relazione al clima, alle stagioni, al pascolo, alla razza delle pecore, al singolo animale addirittura e alla cura che l'allevatore dedica al suo gregge. La brutta notizia è che purtroppo ormai in tutta Europa la lana è in pericolo, perché la maggior parte delle pecore viene allevata solo per la carne e per il latte e la quota tessile quindi diminuisce progressivamente a fronte di una produzione asiatica, cinese in costante crescita. Perciò il mio intento è quello di comunicare il fatto che l'utilizzo, l'impiego di lane autoctone rappresenta non solo un supporto per i produttori, piccoli produttori, ma anche un'azione importantissima di recupero di una risorsa tradizionale, la riscoperta di antichi saperi. Tutto questo può concretamente dare una mano agli allevatori delle razze ovine in via d'estinzione, e che sono veramente tante, e può offrire un supporto fondamentale per contrastarne la loro scomparsa. Per secoli il mestiere della filatura e della tessitura sono stati una forma d'arte su cui sono stati costruiti dei veri e propri imperi. Essenzialmente, pare
paradossale, è un mestiere che è tessuto all'interno del tessuto del nostro essere, della nostra anima, della nostra fibra. I tessuti come la biancheria, il cotone, la seta, la lana, sono tessuti che godono di una lunga e colorata, ricchissima storia, e i cui rispettivi percorsi si sono evoluti nel corso dei secoli per diventare parte fondamentale della nostra vita quotidiana. Ecco perché sono un paio d'anni circa, 2 o 3 anni anzi, che io recupero e utilizzo la lana tosata proveniente da piccole aziende agricole, piccoli produttori locali, sparsi un po' per il nord e centro Italia. Questo mio progetto è partito circa 4 anni fa, dopo essermi documentata molto sul web, sulla filiera produttiva della lana, molto faticosa, molto impegnativa. E tutto è partito dal fatto che mi sono domandata: ma come sarebbe prodursi in casa un proprio filato? Diciamo, da che cosa potrei partire, da che cosa comincio? Volevo provare, volevo cimentarmi, anche se sapevo che sarebbe stata una strada lunga in salita, partendo proprio dal come procurarsi la materia prima, la lana, perché non è così facile per noi cittadini. E quindi, grazie a un cugino di mio marito, che su in Piemonte ha una decina di pecore che alleva per puro piacere personale, ecco, per avere un po' di latte ogni tanto, così gli piacciono le pecore, hanno una cascina con tanti animali. E quindi, facendo un po' la figura della tontolona, bonariamente così, 4 anni fa cominciai proprio muovendo questo piccolo passo, chiedendogli se mi avrebbe potuto regalare un sacco di lana sporca derivante dalla tosatura primaverile delle sue pecore. Lui mi ha guardato, questo signore, perché è già un signore di una certa età, mi ha guardato stranito, stralunato, non so che cosa gli sia passato per la mente, e ha detto: sì, guarda, anzi, mi fai solo un grosso favore, perché io ho un magazzino, ho praticamente uno stanzone pieno di sacchi neri, quelli della spazzatura condominiale, pieni, pieni, zeppi di lana sporca che non posso buttare. Non perché mi chiedono un sacco di soldi alla discarica, perché si tratta di rifiuti speciali, non posso sotterrare perché se mi beccano mi prendo una multa di quelle che mi fanno davvero chiudere baracca e burattini e andare sotto i ponti a mendicare, non posso bruciarla, e quindi e non ho nessuno a cui poterla vendere perché nessuno la chiede, nessuno la vuole. Ormai siamo nell'era dello strauso e dello spreco a livelli mastodontici di qualsiasi cosa, e soprattutto anche nel vestiario. Noi compriamo così e basta, no? Tante volte non sappiamo neanche che cosa ci mettiamo addosso, quindi io la tengo qui e finché ho posto bene, poi mi dovrò arrangiare in qualche modo. E quindi è stato ben contento di regalarmi non uno, ma ben 2 sacchi da 20 kg l'uno di lana sporca. Io fortunatamente ho una casa abbastanza grande con una grande lavanderia distaccata dal corpo centrale, per cui insomma non ho neanche dovuto brigare più di tanto per nasconderla in qualche punto aspettando che venisse bel tempo per poter cominciare un po' a guardarla e a lavarla, perché ovviamente vi lascio immaginare, si sentiva una puzza tremenda anche con i sacchi chiusi, e quindi insomma ho atteso poi il bel tempo. Ho atteso la primavera per cominciare un po' ad aprire questi sacchi, e non vi dico che cosa ho trovato all'interno. Noi immaginiamo che la lana sia sempre bella, soffice, morbidosa, pulita, linda. Invece, quando andate a prendere della lana, recuperarla dai pastori itineranti, nelle campagne oppure in aziende agricole, in allevamenti, tante volte vedete proprio i pastori stessi o gli allevatori che, se gli chiedete un po' di lana, vi dicono: ma però è sporca, eh? È succida, il termine corretto è succida, ovvero appena tosata c'è dentro di tutto, nel vello, escrementi secchi, insetti morti, paglia, fango, sporcizia di ogni genere. Evidentemente forse si saranno imbattuti in persone che, avendo visto della lana appena tosata, fresca di tosatura, sono inorriditi, forse, non lo so, gli avrà fatto schifo dover mettere le mani in mezzo a quella sporcizia, però è così. È inutile foderarsi gli occhi di prosciutto, perché la realtà è questa, insomma. Poi sono cose naturali, ovviamente. La lana tosata è ciò che di più sporco si possa avere in natura, però è così. E
E quindi, insomma, io usando dei guanti quasi da saldatore, mi ricordo la mia prima volta che ho, diciamo, pulito della lana sporca. È stato traumatico perché nessuno mi aveva preparato a quello a cui sarei andata incontro, alla fatica fisica proprio e rituale, perché sono poi dei rituali che entrano nell'uso quotidiano se uno porta avanti questa tipologia di attività casalinga, di progetto. Io volevo produrmi in casa dei filati, volevo produrmi la mia lana, aiutando appunto qualcuno che doveva liberarsene, non poteva. Mi sono armata di tanta tanta pazienza e ho cominciato un pochino a suddividere il lavoro nel corso dei giorni. E quindi con acqua fredda, sapone di Marsiglia e un grosso catino ho cominciato a pulire e a lavare questa lana che poi vi mostrerò. La lana che ho cominciato a lavorare per prima è una lana di pecora biellese. Quella appunto del cugino di mio marito. È una lana bellissima, un giallo paglierino, molto molto bella e molto morbida, anche adatta non solo alla filatura ma alla creazione del feltro perché è molto compatta. E vi devo dire che dopo aver fatto una pulizia sommaria a mano della sporcizia più grossa, più consistente, dopo 3 giorni di bagni di ammollo in acqua saponata con solo sapone di Marsiglia per lavare, basta. È venuta fuori una lana straordinaria. All'inizio la lana era marrone da quanto era sporca, è venuta fuori questo giallo champagne, giallo paglierino molto chiaro, bellissimo. Quindi vedete anche la magia della trasformazione vi dà una soddisfazione immensa, cioè già quella è soddisfazione. Ma è già soddisfazione il fatto di potersi portare a casa un sacco pieno di lana. È una cosa favolosa, ecco perché io vi invito, per chi ha la possibilità di farlo, non provate timidezza, superate questo scoglio, fate come ho fatto io perché non è una cosa da supereroe, non è una cosa impossibile. Provate anche voi a produrvi in casa il vostro filato, anche del feltro, anche se non volete stare a filare la lana. Fatevi del feltro che è davvero molto semplice da produrre. Però la soddisfazione di andare a cercarvi la vostra lana, di andare a recuperarla da pastori o allevatori che altrimenti non saprebbero cosa farsene. Se vi chiedono anche 5 euro per un sacco da 20-30 kg di lana, dateglieli perché quella lana è preziosa, la lana è una risorsa preziosissima. Io ho scoperto che in tutta Italia sono sorti dei piccoli gruppi di persone, anche che poi sono collegate via web oppure che si trovano magari nelle proprie zone, che recuperano, fanno proprio delle vere missioni di recupero, di salvataggio di lane, anche particolari, di razze in via d'estinzione, ma anche di lane, di pecore normalissime. Loro recuperano questa lana, pagano quello che devono pagare ai pastori, all'allevatore, giusto per compensarli comunque di qualcosa che è frutto del loro lavoro. E poi si muovono in piccole cooperative per dare nuova vita a questa lana che finirebbe altrimenti in discarica, inutilizzata. E con la lana si può fare veramente di tutto, si possono imbottire materassi, si possono imbottire cuscini, si possono creare filati, tingerli con delle sostanze naturali, crearvi davvero tappeti, maglioni, coperte, di tutto e di più. Potete poi produrre dei filati e regalarli, potete venderli, potete farci quello che volete, ma la cosa bella non è alla fine il trovare cosa farne del prodotto finito, è tutta la filiera produttiva, è il riscoprire un antico sapere, un antico lavoro che qualsiasi donna nel mondo da 5.000 anni fa fino a 30 anni fa faceva quotidianamente e che oggi noi non sappiamo più neanche da che parte girarci perché abbiamo tutto già pronto, è già servito, basta comprarlo, basta avere i soldi e possiamo comprare qualsiasi cosa noi desideriamo senza alcuna fatica. Invece la cosa bella, la cosa stimolante è proprio quello di capire il valore del lavoro, del sacrificio,
di tanti lavori manuali che ormai si sono persi nel tempo e quindi non bisogna assolutamente perdere questa tradizione. E quindi queste piccole cooperative poi producono filati che vendono nei mercatini biologici, che vendono online per finanziare appunto questo progetto di tutela e di salvaguardia di razze in via di estinzione. Le razze italiane sono veramente tantissime, ogni razza poi ha le sue caratteristiche del vello, ha le sue particolarità, alcune pecore, alcune lane di determinate razze sono più adatte per la filatura, altre per il feltro. Vedremo magari più avanti, realizzerò dei video specifici riguardo delle razze autoctone. Per cui io vi dico, è bellissimo poter far parte anche di questi gruppi, di queste piccole cooperative che si occupano appunto di girare, di andare alla scoperta di pastori, di piccoli produttori, piccoli allevatori, recuperare da loro molto spesso neanche pagando, perché spesso e volentieri gli allevatori sono solo ben contenti di potersi liberare di questi sacchi di lana, quindi ve li regalano molto volentieri. E quindi con tutti questi sacchi di lana poter poi produrre qualcosa con tanta fatica, tanto impegno, ci si suddivide il lavoro e si riesce a ottenere un prodotto di qualità eccezionale. Poi noi italiani siamo a ben ragione un popolo molto creativo e anche molto pratico. Per cui a noi basta poco, basta un'idea e poi buttarsi a capofitto e tentare il tutto per poterla vedere realizzata. Ebbene, io vi dico che non è una cosa impossibile. Io vi dico che sono ormai 3 anni che produco da me le mie lane, perciò vi dico che chiunque può andare a cercare un pastore, qui nella zona dell'Appennino Romagnolo c'è pieno di gente, ma anche nella Bresciana, nella Bergamasca, nel Torinese, ovunque in Italia ci sono allevatori di pecore, aziende agricole, e quindi veramente basta pochissimo. Vi lascerò anche un paio di link nell'info box per cercare un pochino di contattare delle persone che hanno delle pecore e che vi possono spedire la loro lana, oppure se abitate nella zona potete fare un salto direttamente. E addirittura al mercato, comprando della ricotta di pecora da un banco di una signora che ha le pecore, io mi sono buttata, io mi rifornisco da lei ogni settimana per, non so, la robiola, la ricotta di capra, di pecora, perché anche le capre, però le ho chiesto se per caso lei facesse qualcosa con la lana della tosatura delle sue pecore e lei mi ha detto assolutamente no, anzi io cerco sempre qualcuno a cui poterla regalare per poterla sbolognare. E io ho detto benissimo signora, io e lei diventeremo migliori amiche e quindi prossimamente andrò da lei a recuperare dell'altra lana. Ed è bello variare anche di razza in razza, perché vi può capitare di avere sacchi di lana biellese, sacchi di lana non so, brogna, sacchi di lana sarda, e poi è una droga, la lana è una droga nel vero e proprio senso della parola, perché una volta che cominciate non vi potete più fermare. È duro, è faticoso, perché è un processo lavorativo molto, molto laborioso, molto lungo, perché 3 giorni vi servono soltanto per il lavaggio e potete lavare ovviamente quantità di lana abbastanza limitate, quello che vi sta in una bacinella da bucato. E poi sono lavori che vanno fatti con la bella stagione, perché poi la lana va messa all'ombra ad asciugare su delle ceste o comunque qualcosa che possa far sgocciolare l'acqua in eccesso. Bisogna saperla maneggiare senza rischiare di infeltrirla prima del tempo, poi va cardata, va filata, la si può tingere, la si può lasciare del suo colore. È bello poter sperimentare con le tinture naturali, è bello però anche lasciare la lana del suo colore e vedere le sfumature di vello in vello, le differenze. E quindi vi dico che magari all'inizio vi possono prendere un po' per persone non tanto normali, quantomeno originali, però io trovo che la ricerca di un'arte perduta, che si sta perdendo soprattutto in questa società consumistica e molto superficiale, è un arricchimento personale non da poco. Io sono cambiata davvero tanto da quando ho cominciato appunto a occuparmi di lana. Sono in contatto con tantissime persone un po' da tutta Italia e il bello è anche quello, perché è un metodo per socializzare e per mettervi in contatto con persone
simili a voi che magari appunto danno importanza a queste piccole cose. Quindi, in sunto, dopo tutta questa mega chiacchierata che abbiamo fatto, io ci terrei davvero tanto a poter far conoscere questo progetto, insomma, perché non è proprio una cosa così fuori dal buon senso. Andare a cercare della lana, recuperarla, lavorarla in casa e prodursi qualcosa in proprio, anche se si dispone di poche sostanze, pochi attrezzi, quasi nulla, non è impossibile. Se ce l'ho fatta io, che sono partita con niente, da zero, solo con tanta voglia di fare, vedrete, credetemi, si può, tutto si può fare. Come dice il maestro Yoda, fare o non fare, non c'è provare. O si fa o non si fa. Se anche voi da un po' avete questa idea in mente, o se mi piace pensare di poter essere stata io a dare questa scintilla, buttatevi. Cercate qualcuno, ravanate su internet, io per quello che posso vi do qualche link che vi metto giù nell'info box per cominciare un po' a muovervi nel settore, ma scoprirete un mondo infinito, un mondo creativo che neanche immaginavate. E poi vi ripeto, la soddisfazione più grande, la gioia più grande di poter recuperare un'arte che si sta ormai perdendo. E non importa dove voi abitiate. Perché c'è lana ovunque, ci sono pecore ovunque, l'importante è uscire di casa e cominciare a camminare e a cercare, cominciare a muoversi, perché stare fermi non porta a nulla ed è troppo comodo. Ora vi porterò in lavanderia con me a vedere i sacchi di lana che ho pulito quest'estate. L'estate appena passata, mi sono dedicata completamente al lavaggio, alla pulizia, alla disinfestazione dei sacchi di lana che mi avevano regalato e quindi è lana in attesa di essere poi cardata e filata. Spero comunque di avervi interessato, di avervi incuriosito, di avervi aperto nuovi orizzonti con questo piccolo, piccolo contributo, questo piccolo video che non vuole essere niente di pretenzioso, ma semplicemente vuole essere una spinta anche per voi, vuole essere una scintilla che vi può dare l'opportunità e vi può dare l'occasione di mettervi alla ricerca di lana perduta, di lana che finirebbe davvero in discarica e sarebbe un tremendo peccato, secondo me. Non è una cosa così impossibile come si può pensare, ripeto. Basta avere la voglia di muoversi, di partire alla ricerca e di affrontare nuove avventure. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia anche oggi, come sempre, vi mando un grosso abbraccio e ricordatevi che per qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, volete chiedermi magari degli approfondimenti in materia? Non esitate a scrivermi, io accolgo sempre ogni vostra richiesta molto volentieri. Vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Eccoci qui amici, come promesso vi ho portato con me nella mia lavanderia in cui ho stipato due sacchi di lana già pulita. L'ho lavata tutta quest'estate, del 2017, estate scorsa, ed è in attesa di essere cardata e poi filata. Ne ho fuori un pochino, questa è della lana che mi ha mandato un signore da Torino che ha qualche pecora, non mi ricordo esattamente la razza, devo andare a cercarla, comunque è una lana bellissima, stupenda. Allora, questa non vi dico in che condizioni mi è arrivata, perché il signore gentilissimo, poveretto, mi aveva addirittura scritto che si scusava perché mi avrebbe mandato della lana in condizioni terribili. Era nera di sporco e piena di ogni schifo immaginabile, però adesso vedete com'è. Ci è voluto un po' di tempo, ci sono voluti quattro lavaggi, però guardate, è di un color burro stupendo. Questa è altra lana, altra razza. Questa è la famosissima lana del cugino di mio marito. È lana biellese, guardate che meraviglia, sembra neve, sembra anzi panna montata, stupenda. Morbidissima, bellissima. All'interno c'è qualche fiocco grigio, un po' più scuro. È il bello della lana. Comunque, io ho due sacchi come questo. Sono i sacchi quelli dei vestiti da mettere negli armadi per il cambio stagioni che poi togliete l'aria con l'aspirapolvere. Allora, questo sacco è pieno di lana, chiara, di lana bianca. Qui invece c'è un altro sacco che è metà metà, nel senso che sul fondo vedete che la lana è sempre chiara, ma sopra abbiamo della lana bruna, della lana
che cambia tonalità dal marrone bruno al grigio al nero. Questa lana proviene dalle pecore dei Carpazi che il mio amico Claudio dal Friuli mi ha regalato. Ne ho ancora un sacco intero, chiuso, sigillato da pulire perché non ce l'ho fatta a pulirle tutto. Ho della lana veramente da buttare per aria, però pian piano la lavorerò tutta. Ed è una lana morbidissima, stupenda, che ve lo dico a fare. Straordinaria. Bene amici, con questa panoramica sulle mie lane io vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Ciao!